Dopo 9 mesi dal cedimento di 3 edifici funerari, riaprono i cancelli del cimitero di Poggioreale e i familiari tornano finalmente ad onorare i propri defunti. L'area monumentale era stata posta sotto sequestro in seguito al crollo del 5 gennaio scorso. Il dissequestro a metà luglio al momento resta inibita solo la ristretta area del crollo, dove inizieranno i lavori solo dopo aver recuperato tutte le salme. Si tratta di migliaia di spoglie che dovrebbero essere temporaneamente sistemate nel piazzale ai piedi della basilica del cimitero. Per effettuare l'operazione in sicurezza, fra i resti degli edifici mezzi crollati e pericolanti, è previsto l'utilizzo di 2 grandi gru, una sistemata sulla strada nei pressi dell'emiciclo di Poggioreale, un'altra all'interno dell'area cimiteriale. Solo qualche giorno fa, però, si è scoperto che l'area interna al cimitero, destinata ad ospitare il macchinario molto pesante, è sovrapposta a un impianto fognario che potrebbe collassare a causa del peso. La gru va messa altrove, ma per spostarla c'è bisogno di un permesso del tribunale. Insomma, prima di tornare alla normalità ce ne vuole. A sottolineare il degrado del cimitero, non solo della parte interessata dal crollo, è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Sembra lo scenario di un film apocalittico, dice, dove l'umanità è quasi completamente scomparsa e le strutture sono ormai decadenti. Per la riapertura, incalza il consigliere, avrebbero almeno dovuto pulire per dare un po' di dignità alle povere anime che riposano.